Buonasera, buonasera e ben ritrovati in diretta dagli studi di Teletruria, 21esima puntata di Block Notes che arriva all'indomani della prima sconfitta casalinga dell'Arezzo che quest'anno in casa non aveva mai perso una partita. È successo ieri contro la Cremonese che si conferma un autentico tabù per l'Arezzo nella storia di queste due società. 10 partite giocate in casa degli Amaranto e mai l'Arezzo è riuscito a vincere. Il bilancio aggiornato dopo la partita di ieri dice 7 pareggi e 3 vittorie della Cremonese. Prima volta in stagione che l'Arezzo perde due partite di fila e va a caratterizzare questo dato un periodo di flessione che cercheremo di analizzare stasera con i nostri ospiti. Tra l'altro c'è anche un dato curioso e stasera abbiamo anche l'ospite giusto per parlarne. Da dicembre in poi praticamente nell'Arezzo segnano soltanto i due attaccanti, Moscardelli e Polidori, e quando non segnano loro l'Arezzo non riesce a buttarla dentro. Ma parleremo anche di contorno, che poi è contorno per modo di dire, perché sta per arrivare a un felice epilogo la trattativa con il Comune per avere in concessione le strutture dell'Union Team Chimera. Lo diciamo da tanto tempo, ma stavolta sembra davvero essere arrivato il momento giusto. E poi vi daremo conto anche della querelle che è in corso tra Arezzo e Unione Ciclistica Aretina, che è stata invitata a lasciare i locali allo stadio dove l'Arezzo vuole realizzare il Museo Amaranto. Moltissimi gli argomenti di cui parlare, vado subito allora a presentarvi gli ospiti di questa puntata, cominciando da un ospite graditissimo, è l'ospite Amaranto di questa puntata numero 21, è uno dei protagonisti di questa stagione. Buonasera ad Alessandro Polidori. Ciao Alessandro. Ciao, buonasera a tutti. Ciao e grazie per essere con noi. 10 gol in stagione per lui. Stasera ho un po' cambiato anche l'ordine di presentazione degli ospiti, vado da un compagno di avventura per questa edizione di Block Notes. Buonasera a Giorgio Ciofini. Ciao, ciao Daniele. Ciao Giorgio, grazie anche a te. E poi lo sentite settimanalmente nelle schede che realizza per la nostra trasmissione, è anche radiocronista per Radio F. Buonasera ad Andrea Lorentini. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Andrea. E poi ultimo ma non ultimo, molti lo ricorderanno come capitano di Porta Sant'Andrea, quartiere del quale oggi è dirigente, è un uomo di giostra, no, non è dirigente, vedo che facendo con la mano, dopo ci spiegherai, è un uomo di giostra ma è un grande appassionato di calcio, è un grande tifoso dell'Arezzo. Buonasera ad Andrea Lanzi. Buonasera a tutti. Ciao Andrea, poi ci spiegherai, per bene, abbiamo molti argomenti di cui parlare anche di giostra. Cominciamo con il vederci la scheda di Andrea Lorentini. Se volete interagire con noi, l'indirizzo email lo vedete in sovrimpressione, blocknotes@teletruria.it. Potete utilizzare anche i messaggi della nostra pagina Facebook, la scheda, e poi torniamo in studio. Che il momento sia delicato lo dicono i numeri, ancor prima delle opinioni. Due sconfitte consecutive e l'imbattibilità persa in casa. Un solo punto in tre partite, 4 gol subiti ed appena uno segnato. La classifica che è da intrigante si fa complicata, con la seconda piazza distante adesso 4 lunghezze. 20 giorni nei quali la prospettiva si è rovesciata, da possibile antagonista dell'Alessandria per la promozione diretta in Serie B alla necessità di dover rincorrere nuovamente un posto al sole in vista dei playoff. La capolista non è più a tiro, la Cremonese allunga e anche il Livorno in cerottato ha messo la freccia. L'Arezzo segna il passo e si ritrova in un batter di ciglio dalla porta del paradiso al purgatorio. La sconfitta contro la Cremonese pesa doppiamente, perché era uno scontro diretto e perché rimane frustrata così la voglia di riscattare lo sciagurato finale dello Zini nella gara d'andata. I grigiorossi non solo si confermano bestia nera al comunale, ma interrompono l'imbattibilità interna degli Amaranto. Cade il fortino e si infrangono definitivamente i sogni di gloria, intesi come assalto al primo posto. Rispetto alla debacle di Piacenza, sul piano della prestazione Moscardelli e compagni la reazione l'hanno avuta. È mancata lucidità in zona gol, troppa frenesia, nonostante l'Arezzo, soprattutto nel primo tempo, abbia attaccato con costanza. Nella ripresa la Cremonese si è difesa con ordine, mostrando quella solidità che è stata spesso il tallone d'Achille della squadra di Tesser. Vero è che a conti fatti di occasioni concrete l'Arezzo ne ha costruite ben poche. Nota a margine per l'arbitraggio del signor Amoroso, tra cartellini distribuiti a caso e tolleranza per le perdite di tempo, ha irritato oltremodo sottili i giocatori e il pubblico. Non deve rappresentare un alibi, ma nemmeno far finta che non sia accaduto. Adesso c'è da evitare il contraccolpo psicologico. Due gare di fila l'Arezzo non le aveva mai perse in stagione. La settimana che si è aperta oggi e che porterà alla trasferta di Roma diventa la più complicata da gestire a livello mentale. L'Arezzo deve ricominciare a tessere la tela, ritrovare quella determinazione ed equilibri che l'hanno portata a vincere 5 partite di fila e a pensare in grande. Lucchese, Propiacenza e Cremonese, seppur con dinamiche differenti, hanno respinto gli Amaranto. Per restare in alto manca ancora qualcosa da colmare in fretta, perché a playoff ogni partita sarà senza appello.
Manca ancora qualcosa, come ha detto Andrea nella scheda. Ti chiedo, Alessandro, per cominciare, cosa è mancato ieri alla fine, così a mente fredda, per prendere almeno un punto, che poi l'Arezzo si sarebbe anche meritato, in verità. Ma come già ho detto ieri, noi siamo partiti bene, poi abbiamo preso gol alla prima occasione e la partita si è messa in discesa. Poi loro si sono chiusi da squadra esperta e non uscivano più da dietro, ma non rischiavano, calciavano su. Abbiamo, cade l'imbattibilità. Abbiamo giocato tutto il primo tempo, penso, schiacciando un po' la Cremonese, levata la seconda occasione di stanco, ma per il resto abbiamo giocato nella metà campo loro, non siamo riusciti a fare gol. Secondo tempo ci siamo riusciti un po' meno, però ci è mancato un po' di cattiveria sulle occasioni, sui cross che ci sono stati. Io per primo, che faccio l'attaccante, dobbiamo lavorarci per far sì di riprendere subito, già da domenica, il nostro cammino. Sì, un po' di lucidità forse, poi è chiaro che davanti c'era comunque una squadra forte, una squadra anche fisicamente molto strutturata, e la partita si era messa anche dal punto di vista tattico, no? Nel modo migliore per la Cremonese, anche questo ha influito probabilmente. Beh, trovare il gol subito ti aiuta. È importantissimo, poi fuori casa una partita seconda contro terza per loro, penso che... cioè, non potevano chiedere di meglio, sono stati bravi e noi abbiamo reagito, però non siamo riusciti a fare gol. Forse se trovavamo il gol poteva essere diversa la partita, però coi se e coi ma si fa poca strada. E questo è vero. Voglio chiedere a Giorgio, poi Andrea e Andrea potete intervenire quando volete ovviamente, se il rammarico più grande alla fine riguarda proprio le modalità con cui è arrivato il gol della Cremonese. Bravo Brighenti, bravissimo Stanco. Però insomma una palla in quel modo Arezzo, in uno scontro diretto così importante, non la deve concedere, sei d'accordo? Indubbiamente quella è stata l'azione che ha segnato la partita, quindi è quella che ha fatto vincere la Cremonese, che ha messo la Cremonese, gli ha dato un notevole vantaggio dal punto di vista tattico, però non è stata la sola. Io vorrei notare anche, vorrei far notare una cosa, l'Arezzo è una squadra molto più giovane della Cremonese ieri. Aveva in campo molti ragazzi e secondo me questo è un elemento che ha spezzato, perché io al termine del primo tempo, a differenza di altri colleghi, eri fiducioso. Ero fiducioso e avevo visto un buon Arezzo, cioè, mentre la sconfitta, io ero a Piacenza, eravamo insieme, direi che sono due sconfitte completamente diverse, perché a Piacenza ho visto un Arezzo decisamente sottotono, ho visto una controprestazione che non mi aspettavo. Ieri anzi l'Arezzo ha peccato quasi per generosità, per voglia, tant'è che secondo me ha speso molto nel primo tempo e ha fatto anche un po' di confusione nella zona che conta. È lì che è mancato un po' l'Arezzo, ma è mancato un po' per gioventù, un po' per voglia, proprio grande voglia di rifarsi, perché c'è stata una reazione da un punto di vista anche emotivo. Io ho visto un bel Arezzo nel primo tempo, anche se non lucido purtroppo nella zona, sì, che un po' conta. Frenetico, no? Frenetico e anche secondo me di fronte a una squadra ben organizzata, che però è stata giusta, secondo me molto avvantaggiata tatticamente da quel gol, e io avrei voluto vedere i difensori della Cremonese in campo aperto. Ah sì. E questo invece non è stato possibile. Anche se Tessera probabilmente li aveva istruiti proprio in questo senso, per non concedere profondità. Però è vero anche che Brighenti e Stanco, come abbiamo detto, sono stati bravi. Sono due attaccanti che poi i gol li sanno fare. Ma ad Andrea e poi anche ad Andrea Lorentini voglio chiedere: c'è un filo che unisce Lucchese, Propiacenza e Cremonese, oppure sono partite che fanno storia a sé, Andrea? No, secondo me c'è un filo. Intanto la classifica, che era molto diversa, e credo che il gruppo ha un po' sofferto questa cosa, perché se ritorniamo alla partita della Lucchese, sì, la questione dell'allenatore Galderisi tornava qua, ci teneva la Lucchese, che comunque era in un momento positivo, sì.
però ecco, quelle partite lì, dopo che l'Alessandria aveva perso, andavano sicuramente affrontate in un'altra maniera. Molto probabilmente abbiamo pagato caro il fatto che questa squadra è, diciamo, stata ricostruita quest'anno e non ha una continuità, anche se io mi aspettavo, perché poi Giorgio diceva che ci sono dei ragazzi giovani, però non ci dimentichiamo che questa squadra c'ha anche dei ragazzi, cioè dei giocatori che hanno una certa esperienza, sì. Insomma. Ma io dicevo in confronto alla Cremonese. Sì, in confronto alla Cremonese, però comunque la rosa è una rosa dove ci sono giocatori che hanno una grande esperienza. Quella partita lì, secondo me, è quella che ha dato il là a una certa situazione. Perché non sono state giocate male Lucchese e Cremonese, lasciamo perdere Piacenza, però è mancato quel guizzo che una grande squadra deve avere, cioè quella di entrare in campo e vincere. L'avete pagata un po', Alessandro, questa pressione, oppure sono tutti i discorsi che ci facciamo noi, ce le cantiamo e ce le suoniamo, insomma, no? La pressione di essere arrivati lì a ridosso dell'Alessandria, di aver in qualche modo creato l'aspettativa, e poi aumentano anche le responsabilità in quei casi, oppure no? Non c'entra. Ma io nulla. Penso la pressione, quando se stai lì te lo sei meritato, sei secondo, adesso sei terzo, è una posizione bella in classifica. Noi, parlando della partita con la Lucchese, è vero che veniamo da 5 vittorie consecutive, il derby, l'Alessandria, cioè sono partite che ti caricano e la forza del gruppo si vede, però la squadra ha avuto continuità. Poi abbiamo giocato la Lucchese, una squadra che ha fatto tanti punti dopo la partita contro di noi all'andata, che era una partita che dovevano esonerare Calderisi, se non sbaglio. Abbiamo pareggiato e perdiamo 2-0, da lì hanno cominciato a fare molto bene, hanno fatto molti punti. Stavolta ha girato diversamente per tutte e due, dopo lo scontro diretto sia Arezzo che Lucchese hanno un po' perso colpi, vedi come sono poi gli intrecci del calcio. Voglio sentire anche Andrea su questo, anche un giudizio sulla Cremonese, perché ha vinto, però mi rilaccio a quello che diceva Alessandro. Squadra anche brutta da vedere, no? Soprattutto nel secondo tempo, difesa e palla lunga, non ha proposto granché sul piano del gioco, però l'ha vinta la partita. Sì, si è dimostrata una squadra pratica, almeno ieri sera, sicuramente rispetto anche ad altre prestazioni nelle quali comunque la difesa aveva subito gol, e credo che comunque, se guardiamo nelle due gare, sia l'andata che il ritorno, nel complesso l'Arezzo si è fatto preferire rispetto al Lucchese e alla Cremonese, soprattutto la gara d'andata, al di là poi dello sciagurato 0 punti. Esatto, infatti, tra l'altro, poi ieri Sottili, proprio in diretta a Radio F, ha detto: nei playoff vorrei affrontare la Cremonese. Quindi anche magari c'è evidentemente nell'allenatore la consapevolezza di dire: abbiamo perso sia l'andata che al ritorno, però secondo me siamo più forti. Però Andrea ha detto di no, Giorgio anche, perché sì, no, infatti, vista la cabala precedente, esatto, direi che forse è meglio evitare questo scontro diretto. Ieri sera sì, la Cremonese, chiaro, col gol messo a segno in avvio di partita, poi ha potuto giocare una gara difensiva e comunque l'ha giocata da quel punto di vista molto bene. Io credo che più in generale, tornando anche alle tre partite, probabilmente il fatto di aver iniziato a pensare, dopo comunque Pontedera e al primo posto, forse inconsciamente un po' comunque di pressione, secondo me l'ha comunque messa, perché in queste tre gare, anche se con sviluppi differenti, come ho sottolineato nella scheda, comunque qualcosa l'Arezzo è mancato rispetto a quello che si era visto nelle gare precedenti, le quali è riuscita a vincere anche in maniera pratica e cinica, spesso 1-0, quindi... Sì, le vittorie per 1-0 poi sono quelle più importanti, si dice. Giorgio, sei d'accordo su questo? Oppure sei più sulla linea di Alessandro? Cioè, che alla fine una flessione ci sta, ce l'hanno un po' tutti, no? Ce l'ha avuta l'Alessandria, l'ha avuta la Cremonese. Faccio il democristiano, perché anche perché non riesco a scernere fior da fiore, no? Perché sono sicuramente entrambi validi e è difficile dire fino a che punto, secondo me, però indubbiamente io dico la mia sensazione, quando sono andato allo stadio ero carico quella sera lì,
anche per i risultati della giornata. Quindi, prima della Lucchese, quindi quella sensazione che provavo io, quindi da spettatore, non credo che non fosse provata neanche dai ragazzi che sono andati in campo. Poi ognuno reagisce a modo suo. Lì c'erano 11 ragazzi, e quindi voglio dire, è un po' diverso, no? Quando parliamo di gioco di squadra, scusa se ti ho interrotto. No. Cioè, sembra che la partita con la Lucchese forse è stata una partita brutta. Il primo tempo noi abbiamo avuto tante occasioni, che poi purtroppo fortunatamente delle volte girano bene, delle volte, cioè a Siena io ho fatto gol con una deviazione, abbiamo vinto 1-0. Con la Lucchese ho avuto la prima palla gol e l'ho avuta io con un bel passaggio filtrante di Sabatino, e ho fatto un tiro forse pure troppo pulito e me l'ha parato. Perfetto. Perciò quella partita, è vero, il secondo tempo forse siamo un po' calati con la Lucchese, è giusto, però il primo tempo abbiamo giocato, l'occasione di Foglia, Mosca stava correndo. Magari, cioè, il ragionamento che dice Alessandro. Non vedo un calo. Legato magari al secondo tempo, forse l'Arezzo anche contro la Lucchese, avendo un po', non dico l'obbligo di vincere, comunque forse nel secondo tempo anche lì, un po' con il passare dei minuti, ecco, la squadra ha perso un po' di riuscita. Ci sono venuti sempre a prendere perfettamente. Ma dopo la pubblicità, Giorgio, poi faccio ricominciare anche Andrea. Ricordo solo che l'età media ieri in campo per l'Arezzo era di 23,91 anni, per la Cremonese di 28,27, 5 anni di differenza. Ci fermiamo, primo break, e torniamo dopo la pubblicità. Seconda parte di Block Notice. Allora, l'email di Giulio che ci scrive: 2700 spettatori per la partita di ieri sera contro la Cremonese, secondo me sono un po' pochi, cosa ne pensate in studio? Non so se volete rispondere subito oppure ricominciamo da dove vi avevo interrotto. Poi devo far parlare anche Andrea. Sì. Giorgio, ti avevo interrotto prima del break. Sì, comunque sono d'accordo che sono pochi, finisco così. Okay. Invece dicevo prima che se la pubblicità non era di mezzo, che le due partite con la Lucchese e con la Cremonese hanno diverse analogie, secondo me. Un primo tempo giocato bene dall'Arezzo e un calo nel secondo tempo, che secondo me è stato anche fisico, perché nel primo tempo sia con la Cremonese che con la Lucchese avete speso molto, perché ieri in particolare la Cremonese l'avete asfissiata dopo i primi 10 minuti. Loro non hanno neanche oltrepassato la metà campo, perché c'era un pressing molto alto e francamente l'Arezzo ripartiva sempre, e io avevo la sensazione nel primo tempo che l'Arezzo prima o poi facesse il gol. Nel secondo tempo non l'ho mai avuta questa sensazione, quindi nettamente secondo me due volti diversi, perché nel secondo tempo la Cremonese è stata padrona del gioco anche grazie, dicevo, a una maggiore esperienza, perché i suoi giocatori hanno dimostrato di essere capaci, ma anche tatticamente furbi, intelligenti. Sì, sì. Poi a un certo punto l'Arezzo non doveva cadere in qualche provocazione che c'è stata, che quello ha aiutato secondo me più la Cremonese che l'Arezzo, che doveva rimontare. Poi ne parliamo di questo argomento. Andrea, volevo farti dire due cose anche sulla formazione. Te l'aspettavi così 4-4-2? Sottili ha messo dentro l'11 che era un po' annunciato, no? Con il rientro di Yanga e Cenetti dal primo minuto. Ma io devo essere sincero, io non ho sentito un po' di mugugnio sulla prestazione per esempio di Yanga. Secondo me invece è stato uno dei migliori in campo. Certamente questo ragazzo ha delle carenze nella finalizzazione dell'azione, perché è bravissimo nel saltare l'uomo, perché ieri fra l'altro, poi non so se ne parleremo, ma insomma l'arbitraggio non ha certo tutelato l'Arezzo, e soprattutto alcune azioni di Yanga, che è stato fermato, diciamo, in delle maniere poco ortodosse. Quindi la formazione era quella, diciamo, giusta secondo me. Io semmai, se mi posso permettere, credo che ieri in alcune situazioni tatticamente l'Arezzo non ha visto proprio la partita. Per esempio c'era il loro centrocampista, il numero 20, Perrulli, che secondo me ha avuto molta libertà, che in realtà era un trequartista, ma spesso e volentieri veniva più indietro a prendere palla. Quindi sì, è vero che la Cremonese ha fatto
ha fatto no, un po' tutta la partita finché dopo l'ha sostituito. Insomma, è stato. E poi io credo che siamo bravi nelle fasce, però si sfrutta poco, diciamo, gli inserimenti al centro di questi giocatori che partono. Cioè, io credo che l'Arezzo insista un po' troppo. No? Un giocatore che ha nelle corde l'inserimento. Io credo che l'Arezzo insista un po' troppo nel dare la palla nella fascia, nel fare pochi movimenti dalla fascia verso l'interno, perché non si capisce perché Yanga faccia poche reti, perché Arcidiacono non abbia mai segnato, nonostante che non sia in forma, però un giocatore come Arcidiacono molto probabilmente rimane un po' troppo lontano dalla porta. Io questi movimenti, cioè senza palla, nell'andare dentro l'area dagli esterni, non li vedo mai, gli si dà sempre palla, loro sono bravissimi a saltare l'uomo, però un giocatore come Yanga, la carenza di fare un bel cross e il tiro, si è visto tutti, si è visto soprattutto ieri sera. Adesso non ti faccio intervenire su questo, però diciamo una delle chiavi era proprio la contrapposizione tra moduli diversi, 4-4-2 da una parte, 4-3-1-2 dall'altra. L'Arezzo poteva avere la meglio sugli esterni, la Cremonese poteva avere l'uomo in più in mezzo al campo, no? Come l'avevate preparata, ecco, tatticamente la partita? Sì, vabbè, l'avevamo preparata sul 4-3-1-2 loro, poi lo sapevamo che Perulli, cioè, è difficile da prendere, anche perché gira su tutto il campo, c'è un Pesce che ci lavoravamo io e Davide e lo dovevi sempre prendere. Però sono stati bravi e sono giocatori importanti, perché parliamo di una rosa che c'è giocatori esperti e sono stati bravi ieri. Ma primo tempo, e poi non tutto il primo tempo, Perulli ha fatto sempre quello che gli pareva. Dopo un po' l'abbiamo preso bene, però poi è andata così. Su tante occasioni è stato bravo lui, dobbiamo dar merito anche a lui. Allora, vuoi intervenire subito, Giorgio? Se no io mando le interviste, poi ti faccio ricominciare a te, Andrea, per commentare quello che è venuto fuori poi anche in sala stampa, perché in molti hanno anche puntato il dito contro l'arbitraggio di Amoroso della sezione di Paola. Anche la Cremonese si è difesa bene, noi nel secondo tempo comunque abbiamo provato a continuare a spingere, perché tenevamo a far gol, tenevamo a portare almeno un punto. Purtroppo non ci siamo riusciti, purtroppo nel secondo tempo abbiamo tirato poco in porta e ci dispiace. Non mi sono mai lamentato con gli arbitri, però non è un alibi, ci mancherebbe, però ogni tanto devono prendersi le loro responsabilità, perché tutti perdiamo tempo quando si vince ed è giusto, però è impossibile che il portiere perde tempo per un tempo sano e lui l'avvisa e non gli dà il giallo, così perde tempo tutta la partita. E lo stesso i giocatori, ma fanno bene loro, però loro, i direttori, devono stare un po' più attenti quando arbitrano le partite, perché sono partite importanti e ci alleniamo tutta la settimana per prepararle alla meglio e ce la dobbiamo giocare armi pari sul campo. Poi se loro fanno il loro lavoro come devono farlo, penso la partita è pure più bella e non ci nervosiamo né noi né loro, nessuno. Ho subito un'espulsione in 9 anni o 10 anni che alleno, una. Stasera mi hanno fatto innervosire molto, perché quando non accettano il confronto, quando sono indisponenti, quando a priori permettono in una partita del genere, tirata, leale, maschia, fra due squadre forti, permettono a una squadra di poter gestire al meglio tutte le situazioni a loro favorevoli una volta andate in vantaggio, questo mi dà noia, questa è una mancanza di rispetto, questa è una mancanza di rispetto nei confronti di chi lavora, una mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi. Guardi, lascio parlare i fatti, vedrete, io ho visto delle cose che, vabbè, non commento, non mi va di commentare, non sull'arbitro, su altri atteggiamenti, e non troverete una dichiarazione mia in 27 partite sull'arbitro e non neanche stasera la troverete.
No, sorrido perché abbiamo commentato un po' di dichiarazioni anche qua, anche qua in studio. No, credo che Tessera poi lo ha spiegato ai cronisti, ce l'aveva con qualche protesta esagerata secondo lui da parte dei giocatori dell'Arezzo. Un commento sulla direzione dell'arbitro amoroso di Paola, da non confondere con Amabile che era l'arbitro della settimana prima. Tocca a Roma la domenica prima a Piacenza. Non ha influito sul risultato, però in effetti è stato irritato. Francamente, la direzione indisponente, io l'ho definito irritante perché ha gestito i cartellini a casaccio. Pensiamo, l'Arezzo ha ammonito Borra e Moscardelli per due falli, voglio dire. Quello di Borra, addirittura quello di Borra. E il portiere della Cremonese, che la Cremonese ha segnato al nono minuto, dal decimo Ravaglia ha cominciato a perdere tempo. Ecco l'arbitro che guardava il cronometro e però poi, come dire, a fretta il rinvio, però non l'ha mai ammonito. Quindi questo, poi Alessandro magari dal campo ce lo può confermare, ha irritato comunque i giocatori dell'Arezzo. È vero che non ha influito sul risultato, però un certo nervosismo in campo l'ha creato. Questo è vero, il dettaglio sui rinvii di Ravaglia, che perdeva tempo, e infatti lui guardava il cronometro come a dire adesso do un recupero, vedrete che recupero che do, e poi siamo andati all'intervallo con zero minuti di recupero. Giorgio. Comunque quando si chiamano, io preferisco che l'arbitro si chiami strunzo o qualcosa del genere, come invece quando c'è Amabile, amoroso, comincerei a preoccuparmi, perché francamente quello di ieri giustamente non ha fatto un errore grave del tipo di Amabile, che non ha concesso un rigore secondo me nettissimo proprio sul qui presente Polidori, che anche se l'Arezzo non avrebbe meritato il pareggio per quello che ha fatto, però era quando rigore c'è va dato. Quello di ieri non ha fatto errori gravi di questo tipo, forse, però è stato un stillicidio continuo di decisioni assurde e ha avuto sempre un atteggiamento irritante, davvero, dal primo all'ultimo minuto, come se fosse quasi, come se sfidasse il pubblico, come se sfidasse l'ambiente, anche i giocatori stessi. E questo davvero, secondo me, non è tollerabile, perché te puoi prendere le decisioni anche sbagliate, perché come un giocatore sbaglia anche un gol quasi fatto, anche un arbitro può prendere una topica, io lo giustifico, ma uno stillicidio di decisioni, cioè un atteggiamento di quel genere, no. Francamente è assurdo. Andrea ha citato l'ammonizione di Borra, no? Come esempio proprio più eclatante, sì, di una direzione non modesta da parte dell'arbitro. Ma certamente, perché dopo che il portiere della Cremonese ha perso minimo 7-8 minuti, sì, in tutti i rinvii che ha fatto, cioè rinvia il nostro portiere, si appoggia la palla in terra, stanco mi sembra della Cremonese, era stanco, oppure gli butta via la palla, se non mi ricordo. Beh, gli butta via la palla e cioè Borra protesta e viene ammonito. Ma io non sono molto d'accordo sul fatto che un arbitro può cambiare le sorti di una partita solo quando sbaglia, un episodio clamoroso, perché io cito un'azione di Polidori. Polidori vicino alla bandierina è stato spinto clamorosamente nel primo tempo, nell'arbitro, nel guardalinee hanno fischiato la punizione, e giustamente non fischiare una punizione nei pressi dell'area vuol dire non dare un'occasione, non creare un'ipotetica occasione, oppure non ammonire un giocatore, cioè gli dà altri 15-20 minuti di partita, in modo che gli dà un altro bonus per fermare l'attaccante che magari è lanciato in contropiede. Quindi siamo nel primo tempo su Yamga, c'era stato questi tipi di atteggiamento, anche se non sono errori clamorosi, possono condizionare. Dire la stessa cosa che hai detto te, ho detto non ha fatto un errore clamoroso, ma ovviamente la direzione dell'arbitro ha inciso profondamente secondo me anche sulla partita, sono d'accordo con te. Poi volevo citare il Tesser, che ha detto di aver visto chissà cosa. Cioè, io credo che la correttezza dell'Arezzo, intesa come propri tesserati e comunque anche il pubblico, è sempre stata esemplare. Se c'è stata qualche reazione era proprio perché le continue provocazioni che venivano fatte dai giocatori della Cremonese, che hanno fatto dei falli, non sono stati ammoniti e hanno perso tempo quanto gli pare, quindi io non so cosa ha visto Tesser in quella partita. Mi dice Alessandro, la sensazione generale di quest'anno, di essere in credito con le direzioni di gara, di essere in debito, oppure tutto sommato è un'annata in cui torti e favori si stanno bilanciando, che dici?
difficile dire credito o non credito, però dai, non parliamo dell'arbitraggio di ieri perché è meglio chiuderla lì questa partita, perché un po' io non mi lamento mai. A un certo punto hai dato una stecca a centrocampo a Pesce. A Pesce. Lì è un po' pure. Ti eri arrabbiato con l'arbitro? No, vabbè, lì è pure la situazione. Perdevamo, era giusto, cioè poi. Era giusto dargliela, sì, sì. No, ma sono situazioni d'accordo. Di gioco che servono anche. L'arbitro può sbagliare come sbagliamo noi, però su tante situazioni devono stare forse più attenti, perché i falli si possono dare o non dare, però se io mi lamento soltanto del fatto del portiere, perché se tu dici al portiere dal primo tempo, dopo il gol, ti ammonisco, vai, ti ammonisco se non affretti la giocata, poi non ammonisci, è normale che lui, come facciamo tutti, ci mancherebbe, perdiamo tempo, però lui è normale che continua a perdere tempo. Sì. Poi le altre cose, si sbagliano, un fallo non fischiato, un'ammunizione, però purtroppo domenica forse poteva fare qualcosa di meglio, non è un alibi, attenzione. Certo, no, però assolutamente sì, questo l'hanno visto tutti. Andrea e Giorgio, è cambiata la classifica in queste ultime tre settimane? Ovviamente, ma mi chiedo se è cambiata anche la prospettiva dell'Arezzo, oppure no? Alla fine, vista anche la distanza minima che c'è tra Cremonese, Arezzo e Livorno, e tengo fuori l'Alessandria, insomma, i giochi sono ancora tutti da fare come prima. Ma io credo che i giochi per il secondo posto siano ancora assolutamente aperti. È chiaro che l'Arezzo adesso ha da recuperare 4 punti, che non sono comunque pochi, però davanti abbiamo visto come la situazione, bastano poche settimane, perché la Cremonese prima di giocare contro l'Alessandria sembrava quasi spacciata per certi versi, dato anche la panchina di TSR sembrava in bilico, poi ha battuto l'Alessandria, ha battuto l'Arezzo e adesso tornano a guardare al primo posto, così come l'Arezzo prima di scendere in campo contro la Lucchese guardava più al primo posto che a chi stava dietro. Io credo che l'Arezzo abbia le risorse tecniche, la profondità di rosa per poter giocarsi il secondo posto, che secondo me in questo momento è l'obiettivo reale di questa squadra, magari con qualche pressione in meno dopo comunque queste battute d'arresto, e credo che arrivare secondi comunque sarebbe già importante in chiave playoff. È importante comunque questa settimana, proprio perché c'è da reagire, soprattutto dal punto di vista mentale, gestire due sconfitte consecutive, cosa che non era mai successa. Dalla profondità di rosa ripartiamo subito dopo il break. C'è anche un dato statistico che vi ho raccontato in apertura di trasmissione, che riguarda i due attaccanti che segnano tanto, ed è bene così, ma segnano nell'ultimo periodo quasi soltanto loro. Tra poco. Terza parte di Block Notice. Allora, vi leggo l'email di Umberto che ci dice: l'arbitraggio è stato a dir poco osceno, e vabbè, più o meno con un termine un pochino più perentorio ribadisce quello che abbiamo detto noi. Filippo invece ci scrive un messaggio per Alessandro Polidori: dai bomber che domenica scrolli, e scrolli è un parte tua, ormai sei un aretino quasi d'adozione, quindi il verbo scrollare in riferimento agli attaccanti, hai capito bene che cosa significa. Profondità di rosa, aveva detto Andrea prima di separarci, sono mancati un po' i cambi, cioè i giocatori decisivi che spaccano la partita in queste ultime tre gare, Giorgio? Sì, bella domanda. Io più che recuperare una partita in corso cercherei di vincere dal primo minuto, dopo è chiaro che se c'è qualcuno che spacca la partita è importante. Comunque sono d'accordo con quello che ha detto prima Lanzi, che non a caso c'ha il patentino da allenatore, no? Ricordiamolo. In effetti, anche perché andare sul fondo e metterla in mezzo, le migliori doti che hanno lui e Moscardelli non è sicuramente il colpo di testa, il gioco aereo, tant'è che anche nei calci d'angolo io non ho grandi speranze di fare gol, purtroppo. E quindi entrare anche il fatto che segnano solo loro da un po' di tempo lo dimostra, perché gli inserimenti dei centrocampisti, di chi viene da dietro e anche di chi dalla fascia converge verso il centro può provocare azioni molto pericolose, e forse da questo punto di vista vedo troppi cross. Anche ieri abbiamo messo tante palle sia da Berzotti sia Sabatino nel primo tempo, sì, nel mezzo anche Yanga, sì. E poi soprattutto Luciani, che io devo dire è stato
per me il migliore dell'Arezzo ieri finché è stato in campo. Ne approfitto per dire, domani esami clinici per Luciani, che è uscito per infortunio, problema al ginocchio, e insomma domani si saprà l'entità del malanno per Luciani. Speriamo che sia cosa di poco conto, perché secondo me Luciani è molto importante per questo Arezzo, e la catena di destra, direi, anche ieri nel primo tempo ha funzionato molto bene. Sì. Purtroppo però i cross che abbiamo fatto, cioè le rifiniture, sono state mai efficaci, quasi mai efficaci. Questo è stato il limite che abbiamo sottolineato anche prima. Quindi sono d'accordo con quanto diceva prima Lanzi sul fatto di trovare delle varianti anche con gli inserimenti centrali, anche con col vergere in mezzo degli esterni, non sempre andando al cross. Andrea? No, su questo, a proposito di cross o andare, diciamo, con il fraseggio, credo che uno dei gol più belli che abbia segnato l'Arezzo quest'anno l'ha fatto Alessandro Acomo al termine di un'azione con triangolo. Sì, nata da un fallo laterale, esatto. Foglia, Grossi. E lì è stato, l'abbiamo più volte sottolineato, no? Quindi credo che questa squadra ha proprio questa qualità tecnica di poter andare dentro con triangolazioni veloci. Si è parlato anche del fatto che le grandi squadre, le squadre di alta classifica, poi vengono studiate, si trovano anche i correttivi, si trovano le contromosse, quindi magari l'Arezzo dovrebbe anche cercare, non so, qualche variazione di modulo, però credo che, a proposito di profondità di rosa, avere in panchina dei giocatori che poi comunque con un cambio, quando entrano, te la risolvono, sarebbe molto di aiuto, no Andrea? Forse questo è mancato un po' nelle ultime settimane, oppure no? Sì, è mancato, e ti dirò anche un'altra cosa. Io quando l'Arezzo ha fatto il filotto di vittorie, dentro di me pensavo, ricordiamoci che poi in panchina o comunque ci sono a disposizione Yangà, Arcidiacono, Grossi, insomma, cioè Erpen, cioè tutti i giocatori che nel proseguo del campionato, se entrano in forma, potrebbero recuperare, diciamo, il posto da titolare, e insomma le prospettive secondo me erano abbastanza positive. Io Non voglio neanche dimenticare il fatto che però questa squadra è nata con un altro modulo, cioè la campagna acquisti dell'Arezzo era nata con, non prevedeva di giocare con due attaccanti puri, ma prevedeva di giocare con il trequartista, due esterni e un centravanti. Questo cambio di modulo ha portato sicuramente dei frutti. Però resta il fatto che la squadra non era nata così. Non vorrei che poi alla fine questa cosa si paghi, perché comunque in panchina abbiamo due trequartisti che attualmente giocano pochissimo. Eh sì, e soprattutto manca una terza punta che magari potrebbe dare il cambio a Moscardelli e Polidori. Giorgio, stasera vuoi intervenire? Ma no, ho no, anche no. Un servizio da mandare. Ti do 30 secondi, poi. No, io dicevo la profondità della rosa è importantissima in primavera. Cioè, la vedremo fra un po'. Io poi vorrei aggiungere al suo elenco un ragazzino che si chiama Eugenio Diurzi, che per me è importante, è un ragazzino che è bravo e che in primavera può essere molto utile, perché quando le energie caleranno vedrai che Yanga, Diurzi, questi giocatori qui saranno molto importanti. Allora, abbiamo detto, da dicembre in poi praticamente stanno segnando soltanto gli attaccanti, con un paio di eccezioni, ma in gol sono andati solo Moscardelli e Alessandro Polidori, e questo potrebbe anche diventare un limite per la squadra. Vediamo il servizio e poi ne parliamo con Alessandro. Sono bravi, sono forti e segnano spesso, forse anche troppo spesso, almeno nell'ultimo periodo. L'Arezzo, che sta accusando un momento di flessione dopo aver viaggiato a gas premuto per un paio di mesi, si scopre terribilmente dipendente da Moscardelli e Polidori. Nelle ultime 11 partite, cioè da dicembre in poi, l'hanno buttata dentro soltanto loro o quasi. E quando i due attaccanti sono rimasti a secco, è rimasta a secco anche la squadra. È successo 4 volte, con 2 pareggi contro Viterbese e Lucchese, 2 sconfitte contro Olbia e Cremonese. Il numero 9 e il numero 18 sono rispettivamente a quota 11 e a quota 10 in classifica marcatori. 21 gol in coppia su un totale di 39 complessivi, più della metà. Ma questo non sarebbe affatto un difetto, visto che chi gioca davanti deve segnare per contratto. E visto anche che ad Arezzo due cannonieri capaci di andare entrambi in doppia cifra si attendevano da anni. Il problema del periodo più recente è che i compagni di squadra si sono fermati. Mentre in avvio di stagione c'era pure qualcun altro che finalizzava la manovra, da Erpen a Grossi, da Yangà
Ida a Foglia, ultimamente la lista dei contributi in zona gol si è assottigliata di molto. C'è riuscito con Radia Como, firmando la rete delle 3-1 che ha chiuso la gara dell'antivigilia di Natale, e c'è riuscito Bearzotti a Pontedera contro il Tutto Cuoio, firmando il 2-0 che mise in discesa il match. Poi nessun altro. Questo significa che Sottili ha meno carte nel mazzo e che il gioco offensivo amaranto ruota quasi esclusivamente intorno all'estro e alla potenza di Moscardelli e Polidori. Probabilmente dipende da fattori contingenti, ma se l'Arezzo vuole buttarsi alle spalle la fase di stallo e rimettersi a caccia del secondo posto, deve ritrovare varietà di soluzioni in attacco, perché Moscardelli e Polidori sono bravi, sono forti, ma non possono fare gol sempre e soltanto loro. Allora Alessandro, è un po' un paradosso, no, questo dato statistico, però sta influendo, mancano forse alcuni gol dei tuoi compagni di squadra. Fattore contingente, un momento di flessione generale o c'è dell'altro? Non so come te lo spieghi tu. Ma queste sono cose difficili da spiegare. Alla fine, l'importante è che tu segni. No, alla fine io e Davide siamo l'attaccante, in teoria l'attaccante deve fare gol. Siamo lui 11, io 10 e stiamo facendo bene, però ci sono anche Paolo a 4, Rassio a 4, Yanga a 2, 2-3, ci sono, sì, queste poi sono le dinamiche delle partite. L'importante penso che sia vincerle le partite, poi adesso giustamente il vostro lavoro è fare i conti, sì, e vedere anche il pelo nel, certo, nuovo in qualche modo. Però penso, dai, arriveranno anche i gol loro, non è certo che segniamo solo noi per questa squadra, segniamo noi ma col lavoro della squadra, il gioco di tutta la squadra che prepariamo durante la settimana. A gennaio hai veramente rischiato di partire oppure erano solo chiacchiere e voci di mercato, Alessandro? Il tuo cartellino è di proprietà del Pescara, lo dico, sì, no? Per chi non lo sapesse. So che ci sono state delle richieste, però io sto bene qua ad Arezzo, ho iniziato con la voglia di fare bene, di conquistarmi tutto sul campo. Sono contento di quello che sto facendo qua, sono cresciuto su tante cose e voglio continuare a crescere e spero di raggiungere qualche obiettivo importante qui ad Arezzo. Tu hai fatto 2 anni di giovanili ad Arezzo, dal 2008 al 2010, se non ricordo male. Mi dici un ricordo che ti torna in mente di quel biennio lì, quando eri proprio un ragazzino praticamente? Mi ricordo forse la partita più importante che abbiamo avuto con la Beretti, che era uno scontro diretto con il Prato, era prima contro, noi eravamo secondi a un punto da loro se non sbaglio. E io entrai dopo e feci doppietta e abbiamo vinto la partita, da lì siamo passati sopra loro, siamo arrivati primi. Il tuo allenatore era in quel Bacci. Roberto Bacci, salutiamo, ex amaranto anche lui. 3 anni di Serie D poi tra Flaminia, Civitacastellana e Sporting Terni, ti sono serviti o è stata una gavetta di sofferenza, Alessandro? Beh, io ho fatto 2 anni ad Arezzo, poi sono andato 2 anni alla Ternana, lì avevo esordito in Coppa e poi è inutile stare a raccontare tutte le storie, ritiri e tutto quanto in C. Poi ho fatto 3 anni di D che mi sono serviti, perché penso che la Serie D è un campionato che tanti sottovalutano, ma è un campionato penso che sotto dei punti di vista ti può formare tanto, perché a parte che se sei giovane giochi con gente grande, campi, poi voi l'avete seguito con l'Arezzo e perciò sono campi purtroppo difficili. Sì. Sono cresciuto, ho fatto 2 anni, il primo anno 9 gol, il secondo 12 mi sembra e il terzo 15, perciò sì, mi sono serviti. Di certo ho fatto, per arrivare in Serie C ho fatto tanta gavetta, se si può chiamare così. Questo è il quarto anno consecutivo che vai in doppia cifra. Quest'anno ti hai ridato un obiettivo in termini di gol oppure no? L'anno scorso l'ho fatti 11, era per me un obiettivo veramente importante essendo il primo anno tra i professionisti. Poi per come era iniziata la stagione è stato un obiettivo grandissimo. Quest'anno il mio obiettivo era venire qua e fare bene, perché ci tengo, e crescere. Poi certo, per me il gol è troppo importante, è normale.
Sono stato sempre tranquillo, cioè non pensavo al gol. Io ti avevi detto voglio farne 15, voglio arrivare a 18, voglio arrivare a 20. Voglio battere il record dell'anno scorso che era 11. Ci siamo. E poi dopo da lì vediamo. Più ne faccio meglio è, però spero che veramente, non lo dico tanto per, ma sono contento di quello che sto facendo e voglio che adesso l'obiettivo è raggiungere anche i risultati con l'Arezzo, perché è importante, ce lo meritiamo ed è giusto così. Tanto chiedo al nostro regista Fabrizio Cocchetti, così si arrabbia, se ce li fa rivedere i gol che hai segnato, perché li abbiamo già mostrati in qualche puntata precedente, perché voglio chiederti qual è il gol che ti ha dato più soddisfazione quest'anno, se ce n'è uno che ti è piaciuto particolarmente, insomma che porti nel cuore come vanto, come orgoglio. Ma nel senso di bellezza, per me sono tutti belli, perché è importante fare gol. Poi importanti sono stati con l'Alessandria e con il Siena, anche se non sono stati bellissimi . Però sono stati importanti e fondamentali per me e per noi. Poi il decimo, che è la doppia cifra, quello col tutto cuoio mi è piaciuto, con la Lucchese. Forse quello con la Lucchese di testa è stato un bel gol. Senti, il tuo idolo di attaccante, se ne hai avuto uno, qual è, Alessandro? Adesso ci sono tanti. Higuain, perché è forte, a prescindere che fa tanti gol, ma mi piace. Poi a me piace tanto anche Cavani, perché è un attaccante di movimento, attacca la profondità. Mi è piaciuto molto anche questo, per esempio, quello che segnasti a Carrara, il primo è stato bello. Stop e tiro, fu veramente un gran gol. Tra l'altro ci hai messo un po' per segnare gol con il tuo piede naturale, perché li segnavi tutti di destra e di testa e ti mancava quello con sinistra. Prima con l'Alessandria l'hai fatto. E l'unico. A porta vuota è stato anche l'unico. Anche destro, diciamo. Questo è quello di Lucca, molto bello. No, infatti di belli, sono tutti gol da attaccante vero, secondo me. Ti chiedo un'ultima cosa, Alessandro. Forse a luglio torni a Pescara o il finale è tutto da scrivere ancora? Potrebbe anche esserci un epilogo diverso. Ma adesso io sono del Pescara e ho altri 2 anni di contratto, perciò a fine anno dovrò tornare lì e poi vediamo cosa mi riserva questo futuro. Di certo il mio obiettivo è salire e cercare di fare una categoria più importante, ma per una cosa personale. Giustamente penso sempre a migliorare, vorrei fare questo salto, me lo devo meritare, voglio continuare a fare bene e spero che di vincere anche ad Arezzo, certo. E poi non si sa mai. In bocca al lupo, Alessandro. Per chiudere, battuta brevissima da Andrea e da Giorgio. Chi vi ricorda, Polidori, dei grandi bomber del passato dell'Arezzo? E ce ne sono stati, se ce n'è uno che vi torna in mente guardandolo giocare. Ma mi ricorda un po' Bruscato, non lo so. Però ha la caratteristica, lui è molto combattente rispetto ai bomber che abbiamo avuto noi, quindi è difficile dargli, perché lui non a caso gli piace Cavani, perché è anche un giocatore che torna indietro, va a recuperare i palloni, e ha Bruscato, Spinesi, questa gente qui non aveva queste caratteristiche. Tullio Gritti, dai, in qualche Tullio modo. Gritti, però lo so che una volta Giorgio l'ha paragonato sì, a no, Tullio fisicamente Gritti. Lo ricorda. Però Tullio Gritti era proprio il classico attaccante che aspettava il cross e ce n'erano di belli. Lui è più manovriero. È cambiato anche il calcio. Un attaccante moderno. È cambiato anche il calcio. Cioè, no. Il nome. No, credo. Il nome, così vado in pubblicità, poi vi faccio ricominciare. Io credo che abbia le caratteristiche. Gli ultimi bomber che poi ad Arezzo non ha fatto molto bene è Maniero, quello del Bari. Ci può stare. Anche se, Giorgio non è convinto, dai, dopo la pubblicità ti faccio spiegare meglio. No, Gritti era, a tra poco, dopo il break. Che piace Gritti era un'altra cosa.
anche quest'anno. Ultima parte di Block Notes, il messaggio di Mario sulla nostra pagina Facebook. Mario che individua il punto debole dell'Arezzo in queste ultime settimane sulla corsia di sinistra, dice lui, forse Sabatino avrebbe bisogno di rifiatare e quindi perché non Masciangelo. Poi gli altri li leggo più avanti, vi do anche la classifica aggiornata alla scorsa settimana, perché poi adesso dobbiamo votare per la partita di ieri del nostro premio Top Player Amaranto, l'Eficio Toscano Morettini. In testa c'è il qui presente Alessandro Polidori con 240 punti, seguito da Foglia quota 220, 185 punti Moscardelli, poi Corradi e poi Bearzotti. Avresti un posto in camera, non so, nel tuo studio di casa dove tenere questo premio se dovessi essere tu a vincerlo, Alessandro, o ti creerebbe problemi vista, lo spazio lo trova, dai. Vista no, la mano? No, insomma, un po' di spazio lo troveresti. Adesso sto facendo casa, a giugno dovrebbe essere finita, speriamo bene, perciò ne posso, ce n'è se tanto. Se ci fosse necessità lo trovi. Il migliore in campo nella partita di ieri, poi faccio cominciare Andrea, poi vado da Giorgio e Andrea Lanzi. Ma secondo me ha giocato, Yamgar non ha fatto una, non mi è dispiaciuto, lo stesso Bearzotti secondo me non ha giocato male, anche quando poi è stato arretrato nel ruolo di terzino, quando si è fatto male Luciani. In generale secondo me non è che nell'Arezzo ci siano giocatori che abbiano demeritato, è mancato proprio secondo me una finalizzazione, ecco, quello che diciamo prima, troppa frenesia, cioè non è una prestazione negativa nel complesso, Piacenza. Quindi esatto, ecco, magari non c'è stato neanche quel giocatore che ha spiccato sugli altri, ma nemmeno giocatori che hanno demeritato particolarmente. Anche se io voterei Luciani, per esempio, perché Luciani sì, finché è stato in campo sì, ha fatto una buona partita. Tra l'altro Mino ci scrive e chiede perché al posto di Luciani il mister non inserisce l'altro Luciani, cosa è stato acquistato a fare se non gioca mai? Ti giro la domanda subito, Giorgio, così no, ma io ti faccio ho visto rispondere. Poco, ho visto qualche allenamento, ma caratteristiche molto diverse. Il Luciani, a parte il nome, non si rassomiglia molto, è più difensore il ragazzo che è arrivato ora. Luciani, ieri sera io voto Luciani senz'altro, perché secondo me il primo tempo ha fatto benissimo. Perché non gioca Giocani? Mi sembra difficile far giocare oggi Luciani, no? Voglio dire. Anche perché poi il primo Luciani è sempre stato disponibile, e a parte Piacenza dove ha sofferto, devo dire, molto, io ho sempre visto insomma, un giocatore che ha sempre dato un contributo importante. Andrea, il migliore in campo tuo? A me è piaciuto molto Cenetti. Perché è un combattente, è entrato spesso, si è inserito anche nelle azioni in attacco, è veramente un giocatore che ci voleva. Peccato per l'ammonizione, perché credo che la seconda parte della partita sia stato un po' condizionato quella ammonizione. Sono d'accordo su Luciani che ha fatto una buona partita, però a me mi è piaciuto più Cenetti. Sta confermando giocatore di sostanza. Giorgio, Andrea e Andrea. Alessandro ti tengo fuori, ma capirai il motivo. L'Arezzo oggi ha pubblicato una nota, no? Per ribadire la sua posizione riguardo la gestione dello stadio e in particolare i locali che adesso sono utilizzati dall'Unione Ciclistica Aretina e che l'Arezzo ovviamente vorrebbe destinare ad altro utilizzo, in particolare vorrebbe utilizzarli per creare il Museo Amaranto, un progetto che piace a tutti ovviamente, che è in cantiere da un po' di tempo. Il problema è che, ha detto l'Arezzo in questa nota, aveva messo come termine per prendere possesso dei locali il 30 novembre, poi procrastinato al 28 febbraio, ma l'Unione Ciclistica Aretina è ancora all'interno, perché le sedi proposte dal comune segnatamente non sono state ritenute idonee, almeno per adesso. In attesa di sviluppi, che cosa ne pensate di questa storia e come andrà a finire soprattutto? Chi vuole cominciare? Vai Giorgio. Ma innanzitutto io non conosco da vicino questa storia. C'è stato anche uno striscione dei tifosi dell'Arezzo nei giorni scorsi, abbastanza pepato, no? Con cui venivano invitati
gli iscritti, sì, dell'Unione Ciclistica. Ma io non ne farei assolutamente una guerra, perché secondo me è sbagliato. Cioè, l'Arezzo legittimamente richiede un locale che gli spetta, perché ha avuto l'assegnazione dell'intero stadio, quindi quelli sono locali che fanno parte dello stadio. Io non conosco gli accordi precisi quando dovevano lasciare questo, mi dici da 5 mesi, che io non lo so, mi sembra, sì, che l'Arezzo l'ha scritto nella notte, 30 novembre era il primo termine, poi è stato spostato al 28 febbraio, sì. Quindi domani dovrebbe essere il giorno decisivo. Sì, io però appunto credo, mi sembrava molto garbata la richiesta dell'Arezzo, quindi credo che sia giusto e legittimo che l'Arezzo richieda i suoi locali per un'attività che è importante oltretutto, come quella del museo, come è giusto e legittimo che l'associazione ciclistica abbia dei locali idonei a svolgere la propria attività. Quindi io credo che è una questione questa che debba essere risolta quanto prima, anche l'amministrazione comunale se ne deve fare carico, perché è l'amministrazione comunale che in entrambi i casi ha deciso sia di assegnare l'Arezzo allo stadio la gestione, sia aveva in precedenza assegnato quei locali all'Unione Ciclistica Aretina, che quindi ha diritto a trovare una degna sistemazione in un'altra sede, ovviamente. Certo, Andrea, che ne pensi di questa storia? No, più o meno sono d'accordo con quello che ha detto Giorgio Ciofini. La situazione riguarda sempre questo, diciamo, questa carenza di strutture che la nostra città ha da tempo sulle questioni che riguardano lo sport. Un po' tutte le nostre società stanno soffrendo, l'Arezzo Calcio, sapete benissimo il problema dei famosi campini e di dove si deve allenare, lo stesso problema oggi ce l'avrà l'Unione Ciclistica Aretina. Perché giustamente l'Arezzo rivendica il fatto che ha acquisito, diciamo, la gestione per diversi anni dello stadio, con tutti gli oneri, no, di gestione, di manutenzione, che appunto, poi ci sono. Purtroppo dispiace, però qui la soluzione, come ha detto Giorgio, la deve trovare l'amministrazione comunale, perché tutte le società aretine hanno, diciamo, devono avere la possibilità di svolgere la propria attività nel miglior modo. È chiaro, sarà questione di tempo, ma non credo che sia un'impresa trovare una sistemazione adeguata a chi vuol fare il ciclismo nella nostra città. Certo, no, tra l'altro anche con un'ottima tradizione. Sì, è una delle società più vecchie della provincia. Fammi dire una cosa a questo proposito, no? Era stata assegnata lì, perché prima c'era la pista dello stadio dove loro si potevano allenare, ora non c'è più quella perché è stata interrotta dalla nuova tribuna, quindi voglio dire, ha anche poco senso, cioè ha lo stesso senso trovare un'altra sistemazione. È vero che con i tempi burocratici non si sa mai dove si va a finire, ne è una riprova, no? La querelle sui campi di allenamento, che però sembra arrivata a felice soluzione. Andrea Lorentini, ti faccio intervenire su questo, perché nel prossimo Consiglio Comunale dovrebbe arrivare l'ufficialità che le strutture delle caselle verranno assegnate all'Arezzo. E tanto, quindi ricordo, potrebbe forse esserci la il centro d'allenamento. Feci proprio un servizio andando a intervistare l'assessore Tanti proprio su questa questione, quindi già da fine settembre, primi di ottobre sembrava il mese buono. È chiaro, se davvero arrivasse la svolta positiva sarebbe per l'Arezzo molto importante, proprio per poter sviluppare anche un settore giovanile, perché poi l'Arezzo ha deciso di implementare le squadre quest'anno, però poi c'è la necessità per i ragazzi di avere le strutture, i campi e quindi la logistica è fondamentale, anche perché sennò l'Arezzo si trova sempre a dover peregrinare per la provincia e credo che alla lunga questo diventi un handicap. E questo credo sia un aspetto importante sul quale poi la società dovrà lavorare per programmare in maniera seria, perché dopo è chiaro, una volta che hai le strutture, allora bisogna metterci contenuti. Certo, ci vorrà il tempo, però a quel punto c'è la base per poter poi programmare, visto che la parola progetto è abusata, Arezzo se ne è abusato negli anni. Esatto, calcio, devo dire, ormai parliamo di calcio, però in generale progetto vuol dire tutto e niente, dipende poi quello che uno che ci mette dentro, e credo che
un settore giovanile per una società come l'Arezzo possa essere davvero la benzina. Anche se no, perché poi magari ragazzi come Polidori sono stati costretti ad andare via, lui è tornato, ma insomma però non è di proprietà dell'Arezzo. È più unico che raro. Dal punto di vista degli allenamenti, però, ultimamente sono migliorate le cose, no? Grazie all'accordo con l'Olmo Ponte, con la struttura di Badi Alpino, avete trovato un po' di stabilità in più, Alessandro, così? Inizio settimana stiamo 2 giorni ad Olmo Ponte e giovedì e venerdì andiamo a Badia. Badia è un bel campo, un campo di allenamento buono, sì, un buon campo. Olmo Ponte un po' meno di Badia, però alla fine sta qui ad Arezzo, ci cambiamo allo stadio, perciò è un po' meglio di andare alla nave. Eh sì, però poi è una buona soluzione, anche perché il campo alla nave mi risulta essere in cattive condizioni. Tu Andrea Lanzi magari non lo conoscevi bene, ma lui è stato un capitano un po' come Moscardelli, è stato un capitano carismatico, anche se di un quartiere, non di una squadra di calcio. Prima ha detto ex capitano biancoverde, adesso dirigente del quartiere, mi ero perso un passaggio, l'avevo dimenticato. Andrea, insomma, che rapporto hai adesso con Porta Sant'Andrea? Non dico dal punto di vista affettivo, dico proprio dal punto di vista burocratico. Frequento sempre il quartiere come prima, non è che mi cambia molto, non sono più nella dirigenza per, diciamo, problemi, diciamo, chiamiamoli così, interni, però a me non è che mi cambia molto, insomma. Io sono da tanti anni che frequento Sant'Andrea e lo frequento forse anche più di prima, insomma, è che cambia molto. Mi dici come ci arriva Sant'Andrea a queste prossime 2 giostre del 2017, una delle quali, lo dicevamo prima, forse potrebbe essere in contemporanea con la finalissima playoff per la Serie B. Non voglio pensare a una concomitanza del genere, perché sarebbe veramente... No, pensiamoci. Sì, pensiamoci da un certo punto di vista. Diciamo che non è nostro compito pensarci. Sarebbe un dramma per molti. Ma Sant'Andrea spero che ci arrivi nella maniera giusta. È chiaro che qualcosa in questi mesi è successo, c'è stato un po' di cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda la gestione tecnica. La dirigenza è chiaro che ha fatto dei passi, sperando di aver fatto la cosa, diciamo, che arricchisce. C'è il dispiacere magari di non avere più un rapporto con un allenatore che per 22 anni, diciamo, ha portato dei risultati con tanto sacrificio. È chiaro che da una parte c'è una grande aspettativa, ma molto probabilmente ci sarà anche quel pizzico di tensione di quel cambiamento che c'è stato, che è normale, insomma, che possa creare anche un po' di giusta e sana tensione che ci deve essere per arrivare a vincere una giostra. A vincere la giostra. In bocca al lupo a Porta Sant'Andrea, in bocca al lupo anche ad Andrea. Magari un giorno ti rivedremo anche sulla Lizza con il costume, chissà. Mai dire mai. No, Andrea, vedo che sorridi, quindi ci può stare. No, io ho sempre detto che ho fatto questo ruolo intanto l'ho fatto per tanti anni. L'ho fatto con onore, l'ho fatto con grande applicazione e ho anche preso la decisione di lasciare e di non indossare più altri costumi, proprio come scelta, perché quando passi 15 anni in piazza con questo ruolo, cioè, diventa difficile vederti poi con un costume diverso, e quindi io credo che chi ha fatto una cosa come ho fatto io dovrebbe poi lasciare spazio ad altri e non andare anche a invadere ruoli che non voglio dire che siano minori, perché i ruoli in giostra sono tutti importanti, ma che perlomeno sono più rivolti a persone che comunque sono lanciati a una nuova avventura
Magari questi ragazzi che tanto ci tengono a occupare, insomma, certo, a entrare in piazza e fare e a provare quelle emozioni che ti dà a portare il costume del tuo quartiere. Mi colpisce perché ci sono delle dinamiche psicologiche che sono molto simili a quelle del calcio, poi anche in giostra. Leggo l'ultimo messaggio che ci ha mandato Patrizio: a metà maggio comincia il campionato vero, bisognerà concentrarsi su questo, fermo restando che non bisogna più distrarsi. Quella di sabato a Roma, si gioca sabato alle 18:30 a Casal del Marmo, è la partita più difficile di questo ultimo periodo, Alessandro, secondo te? È molto difficile perché loro vengono da 3 vittorie consecutive, sì, se non sbaglio. Poi sono sempre, io conosco il campo perché ci giocava mio fratello in Serie D qualche anno fa. Tu hai un fratello gemello, sì, Alessandro. E non è un campo bellissimo. Perciò una partita da preparare bene. Noi andiamo sicuramente con la voglia di vincere, di mettercela tutta per riprendere il nostro cammino, che è stato importante e sarà importante da qui alla fine, perché noi, l'ho detto anche ieri, non molleremo di un centimetro da qui alla fine. Poi vediamo i risultati che raggiungeremo e poi penseremo a quello che c'è da fare. E poi ai playoff, magari a quella concomitanza che abbiamo ricordato prima. Siamo in chiusura, grazie Alessandro Polidori, grazie per essere stato con noi questa sera. Un grande in bocca al lupo, ti auguro di arrivare perlomeno a 20 gol, sarebbe un grande traguardo per te, ma di conseguenza anche per la squadra. Grazie ad Andrea Lorentini. Buonasera. Che ritroveremo prossimamente con le schede e su Radio F per le radiocronache delle partite casalinghe. Grazie a Giorgio Ciofini. Grazie a te, Andrea. Appuntamento a uno dei prossimi lunedì, come succede ormai da inizio stagione. E grazie a mister Andrea Lanzi per vabbè, il patentino d'allenatore, Andrea. L'ho fatto. Per la tua partecipazione. No, anche la lavagna tattica, lunedì dovrebbe tornare mister Battistini. No, possiamo farla. Battistini è bravissimo. Grazie alla pool tecnico di Teletruria e a tutti voi che ci avete seguito. Appuntamento come al solito tra 7 giorni con Block Notice. Buonanotte.